E poi passiamo a una sottofamiglia di ninfalidi che comprende un gran numero di specie, ce ne sono 39 nell'Appennino, che sono le satirine. Le satirine si riconoscono rispetto a tutte le ninfalidi che abbiamo appena visto perché hanno delle larve con il corpo liscio e con una coppia di protuberanze all'apice dell'addome, quindi due specie di codine. Le larve di queste farfalle si nutrono tutte di graminacee e hanno tendenzialmente abitudini notturne, quindi si osservano con difficoltà, stanno oltre che diciamo, perché vivono all'interno diciamo, dei cespi delle graminacee, hanno anche abitudini notturne. Gli adulti invece di queste farfalle presentano generalmente delle macchie più o meno evidenti a forma di occhio, quindi delle macchie ocellari, e poi alla base delle ali anteriori le nervature dell'ala sono rigonfie. Quindi questi caratteri permettono di identificare queste farfalle rispetto alle altre ninfalidi. La colorazione di queste farfalle è generalmente abbastanza smorta, cioè tendono ad essere tutte farfalle con colorazione marrone o fulva, tranne diciamo alcune eccezioni. Allora, qui vi mostro le prime, che sono Satyrus ferula e Minoistrias. Sono due farfalle con una distribuzione ben diversa nell'area appenninica, cioè il Satyrus ferula si incontra in tutta la zona che stiamo considerando, mentre la Minoistrias si trova solo nella parte settentrionale dell'Appennino. Sono farfalle piuttosto grandi, il Satyrus ferula vive in ambienti prativi, zone abbastanza aride o comunque in contesti soleggiati, mentre la Minoistrias è più frequente in zone abbastanza prossime a ambienti alberati. Come si distinguono? Allora, il Satyrus ferula presenta sia nel maschio che nella femmina una coppia di ocelli di macchie a forma di occhio sulle ali anteriori con il centro, la pupilla, diciamo, bianchi. Col centro bianco, mentre nella Minoistrias sia il maschio che la femmina presentano due macchie con il centro azzurro. Il centro azzurro si vede soprattutto nella femmina perché le macchie sono più grandi. Nel maschio queste macchie sono un po' più piccole e può non essere facile capire il colore, diciamo, del centro dell'occello. Altro carattere distintivo rispetto al Satyrus ferula nella Minoistrias, il margine delle ali posteriori, che è molto ondulato, mentre nel Satyrus ferula è più, diciamo, tendenzialmente più regolare. Sul rovescio, poi, la Satyrus ferula ha un disegno di questo tipo, cioè il maschio è di colore marrone scuro con una fascia di scale più o meno marcata, biancastra in questa posizione. Nella femmina, il rovescio dell'ala anteriore presenta un'area fulva molto estesa, mentre nella Minoistrias, il maschio e la femmina sono molto simili sul rovescio. Quindi colore di fondo marroncino con una fascia centrale più o meno marcata biancastra. Poi abbiamo le Hipparchia. Le Hipparchia sono delle farfalle di dimensioni generalmente grandi o medio grandi, che non aprono mai le ali quando si posano. Quindi la colorazione delle parti superiori si vede solo così, o se si maneggia la farfalla all'interno del rettino, oppure diciamo quando svolazzano o durante il corteggiamento. La femmina tende ad aprire le ali quando viene appunto corteggiata dal maschio. Allora, queste due farfalle, Hipparchia Hermione e Hipparchia Fagi, sono due specie estremamente simili dal punto di vista della livrea. Si riconoscono con certezza solo esaminando l'organo di Julien, che è formato da una coppia di lobi all'apice dell'addome, su cui il maschio dell'Hipparchia fagi porta una serie di tre bastoncelli, tre su un lobo, tre sull'altro, mentre nell'Hipparchia Hermione i bastoncelli sono più numerosi, vanno diciamo da 8 a 12 circa. Questi bastoncelli, ahimè, non si osservano
nella farfalla viva, nel senso che sono nascosti dalla peluria dell'apice dell'addome, quindi purtroppo si possono osservare solo nella farfalla raccolta, quindi a meno che non dobbiate fare una ricerca, queste farfalle quando le vedete sul campo segnatele come Hipparchia fagi barra Ermione. Hanno delle piccole caratteristiche, diciamo, morfologiche, cioè a livello di livrea, che possono, diciamo, aiutare vagamente, diciamo, a indirizzarvi nell'identificazione, ma sono comunque due farfalle con una livrea anche abbastanza variabile, quindi non è, cioè, è bene non fidarsi troppo di queste caratteristiche. Comunque, tendenzialmente, Hipparchia Ermione intanto è una specie più piccola, di dimensioni inferiori, che tende rispetto alla fagi a vivere in ambienti più, più rocciosi, più aperti, mentre la fagi è più frequente in zone con presenza di arbusti e alberi, anche se spesso convivono, ecco, quindi gli ambienti possono anche sovrapporsi. In Hipparchia Ermione avete, soprattutto nel maschio, la fascia chiara delle ali anteriori e posteriori di colore fulvo, mentre nella fagi maschio avete la fascia delle ali anteriori fulva e la fascia delle ali posteriori più bianca, quindi c'è un contrasto di colore. Nelle femmine invece questa colorazione è praticamente identica e quindi non vi aiuta granché. E poi sul rovescio, se voi guardate, l'Hipparchia Ermione generalmente presenta una fascia bianca nella parte post-discale dell'ala posteriore, mentre nella fagi questa fascia bianca tende ad essere più irrorata di macchioline scure. E poi anche la colorazione giallina, ocra, verso l'apice dell'ala anteriore, nella Ermione tende ad essere più carica, mentre nella fagi è più pallida. Però, vi ripeto, sono caratteri così un po' indicativi che vi possono servire più o meno, così vi danno un'idea, ecco, diciamo, di che cosa potete avere davanti, ma non fateci troppo affidamento, nel senso che sono variabili. Specie che spesso viene confusa con le Hipparchia fagi o Ermione è questa, la Printesia circe, che è una farfalla a volo estivo che vive in ambienti frequentati da entrambe le specie simili, però si riconosce facilmente perché ha sulle parti superiori questa fascia bianca candida, quindi senza nessun tipo di sfumature marroncine, che è tutta spezzettata sull'ala anteriore e che delimita una specie di macchia a forma di occhio schiacciata che invece non si trova nell'Hipparchia fagi Ermione. Nell'Hipparchia fagi Ermione la macchia a forma di occhio è circolare. E poi sul rovescio, che è in realtà la parte che si vede normalmente in natura, perché è una farfalla che non apre mai le ali quando si posa, voi vedete che sul rovescio dell'ala posteriore è presente una fascia bianca verso la base dell'ala che invece manca nell'Hipparchia fagi e nell'Hipparchia Ermione. E anche la macchia a forma di occhio mantiene la forma che si trova sulla parte superiore delle ali. Un altro Hipparchia è l'Hipparchia statilinus, che è caratteristica di ambienti prativi aridi, zone con terreno nudo ed ha un periodo di volo estivo. Anche lei è una farfalla che non apre mai le ali quando si posa e ha le parti superiori completamente marrone scuro con due macchioline bianche in questa posizione tra i due ocelli delle ali anteriori. Queste macchie bianche si trovano anche sul rovescio e sul rovescio dell'ala posteriore c'è una colorazione grigiastra con una fascia più chiara delimitata nel maschio da una linea ondulata nera che invece è meno evidente nella femmina. Diciamo relativamente simile, se vogliamo, nel rovescio è la Khazara briseis. Khazara briseis è di nuovo una specie termofila di zone molto aperte, con terreno roccioso, oppure diciamo in zone pascolate, ma con ampie porzioni di terreno piuttosto brullo. È una farfalla che ha un disegno che ricorda un po' le Hipparchia che abbiamo appena visto, quindi parti superiori in marrone scuro, con una fascia bianca tutta frastagliata sulle ali anteriori e con un rovescio in cui c'è un colore di fondo pallido, crema, con due fasce marrone scuro qui sull'ala anteriore e una macchia scura verso il margine costale dell'ala posteriore che è soprattutto marcata nel maschio, mentre la femmina è più sfumata.
Altra Hipparchia è l'Hipparchia semele, molto diffusa in tutta l'area considerata. Ha un disegno che ricorda un po' le Hipparchia che abbiamo appena visto, però ha la fascia sia sulle ali anteriori che posteriori, di colore non biancastro ma fulvo. Colorazione fulva che si trova anche sul rovescio dell'ala anteriore. E sull'ala posteriore c'è questo disegno, questa fascia biancastra molto frastagliata. L'aspetto del rovescio vi consente di identificarla facilmente rispetto a quest'altra specie, che è l'Aretusana aretusa, che è una farfalla che nell'area considerata si trova solo nella parte settentrionale, nella zona della, come si chiama, della Bismantova, e se no questa farfalla si trova molto diffusa in Liguria e un po' sulle Alpi occidentali e poi nell'Italia nord-orientale. L'Aretusana aretusa si riconosce facilmente dall'Hipparchia semele perché ha il rovescio delle ali anteriori con un singolo ocello all'apice dell'ala, mentre nella semele le macchie a forma di occhio sono due, ce n'è una qua verso l'apice e una più in basso. E poi la fascia bianca, biancastra delle ali posteriori ha un andamento molto più regolare, cioè la parte interna, il margine interno di questa fascia, vedete che è molto meno spigoloso rispetto all'Hipparchia semele. Poi vediamo le tre specie del genere Melanargia, che sono delle satirine un po' anomale, nel senso che hanno una colorazione che ricorda quasi più delle pieridi, cioè delle cavolaie, no? Nel senso che ha una colorazione bianca, macchie nere. Però in realtà si tratta sempre di satirine. Allora, questa è la specie più diffusa del genere Melanargia in Italia e anche nell'area appenninica, ed è Melanargia galatea, che sicuramente avrete già incontrato nel corso delle vostre escursioni, perché è una farfalla molto frequente nei prati di vario tipo e anche molto abbondante dove si trova. E ha questa livrea sia nel maschio che nella femmina, che superiormente è bianca con delle grandi macchie nere sparse. Vedremo poi le specie simili, come si riconoscono. Il rovescio del maschio ricorda un po' le parti superiori, ma le fasce scure sono più irrorate di bianco, quindi hanno delle zone biancastre. E lungo i margini delle ali posteriori si trovano delle piccole macchie a forma di occhio. Le femmine possono avere una livrea simile al maschio, ma con spesso una colorazione, diciamo, di fondo più marroncina. E poi ci sono anche delle femmine della forma Leucomelas, cosiddetta, che sono un po' meno frequenti, in cui il rovescio delle ali posteriori è completamente biancastro, sfumato vagamente di giallino. Altra specie che si trova nell'area appenninica, che è presente in Italia nelle regioni centro-meridionali, si spinge a sud fino alla Sicilia e a nord arriva più o meno, più o meno tra l'Umbria e la Toscana, è la Melanargia russie. La Melanargia russie è una specie termofila che vive in ambienti prativi aridi, ha un periodo di volo estivo, più o meno come la Melanargia galatea che abbiamo appena visto. Si riconosce dalla Melanargia galatea perché ha all'interno della cella delle ali anteriori, cioè questa parte bianca che vi sto evidenziando, presenta una striscia nera che invece manca nella Melanargia galatea. Torno un istante indietro. Nella Melanargia galatea vedete che la cella è completamente bianca. Questa caratteristica si vede anche sul rovescio dell'ala anteriore, e poi un altro carattere che si vede sul rovescio invece dell'ala posteriore è l'apice della cella, cioè l'apice della cella nella Melanargia russie presenta appunto anche qui una striscia nera, un po' come diciamo sulle ali anteriori, mentre nella Galatea la cella è tutta bianca con una piccola punta scura. Questa posizione qua, quindi c'è una piccola differenza di colorazione. Il maschio e la femmina sono molto simili, la femmina ha delle aree, vedete, di colore più crema rispetto al maschio che ha una colorazione più uniforme.
poi abbiamo una specie che è interessante da un punto di vista, diciamo, conservazionistico, ma anche perché, diciamo, è una specie, è un endemismo italiano, si trova solo in Italia, nelle regioni meridionali, che è Melanargia arge. Melanargia arge è inclusa in direttiva habitat, è una farfalla che vola tra maggio e giugno in ambienti, anche qui, prativi, aridi, dove crescono le graminacee su cui si sviluppano le sue larve. Rispetto alla sia alla Melanargia russia che alla Melanargia galatea che abbiamo appena visto, è la Melanargia con i disegni neri meno estesi. Quindi ha delle zone nere molto meno evidenti, nella zona, vedete, nella zona centrale delle ali posteriori, nella zona discale, praticamente non c'è quasi nessun disegno nero, mentre nella russia vedete che c'è una fascia scura molto evidente. E poi sulle ali posteriori sono presenti degli ocelli, delle macchie a forma di occhio molto marcate, staccate dal bordo delle ali, sia sulla parte superiore delle ali, sia sul rovescio. Sul rovescio questi ocelli sono anche di colorazione particolare, nel senso che hanno il centro azzurro e un piccolo bordo giallino, mentre nella russia sono di colore completamente bianco e nero. Proseguiamo con queste satirine con un'altra farfalla che, come la galatea, è una, diciamo, delle più comuni nell'area appenninica, ma diciamo in generale in Italia, che è la Maniala yurtina. È una farfalla che si incontra in prati di vario tipo, prati da sfalcio, pascoli, generalmente in zone, cioè si trova sia in zone naturali, diciamo, sia in zone antropizzate. Questa farfalla ha una livrea che è differente nei due sessi, quindi il maschio ha le parti superiori marroni con un piccolo ocello all'apice delle ali anteriori e una zona scura qui indicata dalla freccia, che è una zona che contiene sempre queste squame androconiali, queste squame odorose che vengono utilizzate dai maschi durante il corteggiamento. Nella femmina invece la colorazione è diversa, nel senso che c'è un'area fulva, arancio, ben sviluppata sulle ali anteriori e anche parzialmente sulle ali posteriori. Il rovescio nel maschio, il rovescio delle ali posteriori è uniformemente grigiastro, con a volte, a seconda degli individui, anche delle piccole macchie nere in questa posizione. Nella femmina invece il rovescio è più contrastato, l'ala posteriore ha un'area basale marroncina relativamente scura e poi una fascia post-discale più chiara. Qui invece vi mostro due specie molto simili alla Maniala yurtina che si incontrano in zone più tendenzialmente più aride, spesso con terreno roccioso e sono due farfalle che si riconoscono, cioè che si distinguono un po' dalla Maniala yurtina, non solo per l'habitat, ma anche per la caratteristica di non aprire mai le ali quando si posano, mentre la yurtina spalanca tranquillamente le ali quando sta posata sull'erba. I due iponefele invece non aprono mai le ali quando stanno posati, generalmente tra le rocce. Sono comunque farfalle molto simili nella livrea, sia tra loro sia rispetto alla Maniala yurtina. Vediamo quali sono i caratteri distintivi. Allora, l'Iponefele lycaon, che è una farfalla che si trova in Italia sulle Alpi e nell'Appennino centrale, in zone montane, vediamo che il maschio presenta le parti superiori completamente marroni, con un'area, vedete qui, indicata dalla freccia, che contiene androconi, quindi squame odorose, che ha questa forma allungata ed è di colore scuro ed è interrotta dalle nervature chiare delle ali. Ora qui la foto forse è un po' scura, ma dovreste riuscire a cogliere delle interruzioni chiare nella fascia più scura. Nel maschio dell'Iponefele lupina, invece, la macchia androconiale è di forma più tozza, più spessa, e poi non ci sono queste interruzioni dovute alle nervature. La femmina, invece, ha le parti superiori molto simili a quelle della lupina.
Sono di colore fulvo, in generale, con due ocelli ciechi, cioè senza pupilla bianca, verso uno all'apice dell'ala anteriore, uno in questa posizione più in basso. Nel lupina la colorazione è molto simile, l'unico piccolo carattere distintivo è legato al fatto che ci sono due, cioè c'è una separazione tra le due. Tra i due ocelli, cioè c'è una zona più scura in questa posizione qua, c'è cioè proprio come una separazione che manca nell'Iponephele lycaon. Un altro carattere è la forma della margine delle ali posteriori. Nell'Iponephele lupina l'aspetto più frastagliato è più marcato rispetto all'Iponephele lycaon. Comunque, diciamo, è più facile sicuramente riconoscere il maschio rispetto alle femmine tra le due specie. Il rovescio ricorda molto quello della maniola iurtina che vi ho fatto vedere prima, però nelle femmine voi avete sul rovescio dell'ala anteriore due ocelli anziché uno solo. Qui in basso vi ho messo la maniola iurtina. Vedete che nella maniera iurtina femmina, sul rovescio e anche sulle parti superiori delle ali anteriori c'è un ocello solo. Mentre nel Lycaon e nella lupina ci sono due macchie scure. Il maschio invece sul rovescio è molto simile a quello di Lycaon e di lupina perché ha un solo ocello, come le altre due specie, però lo riconoscete per le parti superiori, quindi per la presenza di un'area androconiale molto più diffusa, molto meno netta rispetto a Lycaon e lupina. Poi abbiamo delle altre farfalle, delle altre satirine che come Iponefele non aprono mai le ali durante, cioè quando sono posate. Quindi di queste farfalle vedete solo il rovescio normalmente. Allora, Pamphilus e Arcania sono estremamente diffuse, la Pamphilus soprattutto in prati di vario tipo, l'Arcania soprattutto in zone prative prossime ad ambienti alberati. La Dorus invece è una cenoninfa caratteristica soprattutto di zone piuttosto aride, una specie termofila, la si incontra in zone con un'abbondante presenza di terreni di affioramenti rocciosi, anche in zone molto, molto aride e soleggiate. La Pamphilus è quella con il disegno meno marcato di tutte. Ricorda vagamente la maniola iurtina che abbiamo appena visto, però è una farfalla molto più piccola e poi con le parti superiori completamente, cioè in gran parte arancio, fulve, mentre la iurtina l'abbiamo appena vista, è di colore diverso. La cenoninfa arcania invece ha il rovescio delle ali posteriori con una fascia bianca molto evidente, post-discale, circondata da ocelli. Molto molto marcati, variabili da individuo a individuo, cioè in alcuni individui sono 4, 5, in alcuni sono presenti in numero più ridotto, oppure sono più grandi, più piccoli, comunque diciamo lo schema è sempre questo. La colorazione dell'Arcania ricorda molto quella della Cenoninfa Dorus, però se guardate bene nella Cenoninfa Dorus, allora intanto gli uccelli hanno una disposizione un po' diversa, nel senso che nella Dorus c'è un uccello in questa posizione che è orientato, cioè che sporge verso il margine esterno dell'ala. Quindi nell'Arcania gli uccelli sono più disposti in maniera rettilinea, nella Dorus invece sono più sporgenti verso l'esterno. Poi nella Dorus c'è un contrasto molto più netto, c'è una zona scura in questa posizione qui indicata dalla freccia tra la fascia bianca e la base dell'ala. E poi c'è una fascia biancastra qui nella zona discale dell'ala anteriore sul rovescio che invece manca o comunque diciamo è molto meno evidente nella cenoninfa arcania e anche le parti superiori sono diverse, vedete che nella Dorus il colore di fondo è più giallino e ci sono degli ocelli, delle macchioline a forma d'occhio sull'ala posteriore che non ci sono invece nell'arcania. Le altre cenoninfe che si incontrano nell'area appenninica sono queste, la Glycerion e la Rhodopensis. Glycerion si trova in Italia sulle Alpi, abbastanza localizzata, e poi nell'Appennino centrale, mentre la Rhodopensis è quasi esclusivamente presente nell'Appennino centrale e poi si trova anche in una ridotta area intorno al Monte Baldo, quindi tra Trentino e Veneto.
queste due farfalle hanno un disegno che può ricordare vagamente le celoninfa che abbiamo appena visto con la banda bianca, però vedete che la fascia bianca è molto ridotta, è ridotta quasi a una singola macchietta, sia nella Glycerion che nella Rhodopensis. E allora nella Glycerion rispetto alla Rhodopensis vedete che c'è un margine arancio ben evidente con anche un bordino argentato in questa posizione sull'ala posteriore, mentre nella Rhodopensis il margine dell'ala posteriore è tutto più uniforme, grigiastro. E anche gli ocelli sul rovescio delle ali posteriori nella Rhodopensis sono molto meno evidenti, molto meno marcati. Altre satirine sono le Pironia. Le Pironia sono presenti nell'area considerata con due specie, abbiamo Pironia cecilia e la Pironia titonus. La Pironia cecilia è più termofila, più di caratteristica di zone operative aride con buona copertura di arbusti, radure anche di ambienti di macchia mediterranea, si incontra anche a quote basse. La Pironia titonus invece è una specie più legata a diciamo ai margini dei boschi, zone prative, prossime comunque a zone alberate, abbastanza tendenzialmente abbastanza fresche rispetto alla Pironia cecilia. Dunque, le due specie sono molto simili, anche qui bisogna osservare alcuni piccoli dettagli per poterle distinguere. Nella Pironia cecilia maschio vediamo che c'è una zona indicata dalla freccia, una zona androconiale con le squame odorose, che è di forma piuttosto rettangolare, con delle interruzioni dovute alle nervature chiare delle ali. Nella Pironia titonus, invece, la zona androconiale è molto più allungata, quasi più appuntita, senza queste interruzioni chiare dovute alle nervature delle ali. Le femmine sono molto simili tra di loro, quasi indistinguibili. Nella cecilia il margine delle ali posteriori è leggermente più ondulato e le ali anteriori sono un po' più arrotondate. Comunque il carattere, diciamo, migliore poi per distinguere sia i maschi che le femmine delle due specie è il rovescio delle ali posteriori, perché in Pironia titonus ci sono delle piccole macchie a forma di occhio in questa posizione qui, mentre nella Pironia cecilia queste macchie mancano totalmente, quindi insomma se le vedete ad ali chiuse le riuscite a identificare facilmente anche quando avete di fronte delle femmine. Sempre specie con livree abbastanza simili tra di loro sono queste che vi mostro, le due lasiomata, lasiomata megera e lasiomata mera, e Pararge egeria. Sono tutte specie molto diffuse nell'area che stiamo considerando. La Pararge egeria è quella più legata a zone alberate, ombreggiate, la si trova in molto diffusa nei boschi, con radure più o meno estese, ma anche in ambienti veramente anche molto ombreggiati, dove scarseggiano le altre farfalle, lei è presente, mentre l'asiomata megera e mera sono più farfalle di zone aperte, anche con terreno roccioso. L'asiomata mera è quella che si spinge anche a quote superiori rispetto alle altre due. Allora, come si riconoscono tra di loro? Allora, la lasiomata megera ha una colorazione di fondo sia nel maschio che nella femmina, sulle parti superiori, di colore arancio, con una macchia a forma di occhio all'apice dell'ala anteriore, una serie di macchie a forma di occhio lungo il margine, vicino al margine delle ali posteriori, e nel maschio è presente una spessa striscia androconiale in questa posizione qui. Molto evidente, nella femmina manca. Nella lasiomata mera, invece, maschio, la colorazione è più uniforme, marrone, scura, con una striscia androconiale che è presente, ma meno evidente, perché è meno contrastante rispetto alla lasiomata megera. Nella femmina della lasiomata mera, il colore di fondo è più o meno diffusamente fulvo, e mancano queste strisce nere marcate che si vedono invece nella lasiomata megera, e
Generalmente la macchia a forma di occhio all'apice delle ali anteriori presenta due pupille bianche, a volte tre anche. Nella megera invece generalmente c'è una sola pupilla bianca e una piccola macchia bianca laterale, ma spesso mancante. Sul rovescio invece le due lasiommata sono molto simili, quindi vedete che hanno tutte e due questo ala posteriore grigia con questa serie di macchie a forma di occhio marginali vicino al margine. E però se guardate bene l'apice delle ali posteriori è diverso, perché nella megera c'è una singola pupilla bianca nell'ocello apicale, nella mera invece ci sono due pupille bianche. La parargigeria può ricordare vagamente soprattutto la lasiomata megera, però se osservate bene vedete che ha una colorazione di fondo decisamente più scura, marrone scura, più estesa, con delle macchie color crema staccate tra di loro, e anche in questa specie il maschio si riconosce dalla femmina per la presenza di un'area androconiale, che è questa striscia scura che si vede qua, che invece manca appunto nella femmina. Una specie affine alle due lasiommata che abbiamo appena visto è lasiomata petropolitana, che è una specie interessante nell'area appenninica perché vedete che ha una distribuzione estremamente localizzata, ecco, in quest'area compresa tra l'Umbria, l'Abruzzo e le Marche, e, fondamentalmente, mentre è più diffusa nella zona alpina. È una farfalla che, a differenza delle due altre specie di lasiommata, ha una sola generazione, quindi le altre due lasiommate hanno più generazioni, quindi si osservano in un periodo dell'anno, diciamo, più ampio, mentre la petropolitana si vede volare fondamentalmente nel mese di giugno, ed è una specie nettamente montana, quindi si trova parte dai 500 metri, proprio in zone a bassa quota, ma generalmente si trova dai 1000 metri in su, in ambienti montani, quindi generalmente prossimi a zone alberate, per esempio radure di laricete, oppure di boschi di abeti, oppure rodoreti, eccetera. È molto simile alla lasiomata mera, però si riconosce per la presenza di una striscia nera nella parte discale dell'ala posteriore, che si vede bene sia nel maschio che nella femmina, e che manca in lasiomata mera. È anche di più piccole dimensioni e presenta lungo il margine costale dell'ala anteriore due strisce nere ben evidenti sia nel maschio che nella femmina, mentre nella lasiomata mera queste strisce tendono ad essere meno marcate, tendono ad essere più diciamo sfumate con il resto della colorazione dell'ala. E poi per ultime vediamo le erebie. Allora, il genere Erebia comprende delle farfalle montane. In Italia include una trentina di specie, mi sembra che siano 32 o un numero del genere, che sono presenti nell'area alpina per lo più, e alcune si spingono anche nell'area appenninica. Alcune sono anche estremamente localizzate nella zona appenninica e sono a rischio di scomparsa per effetto soprattutto della riduzione degli habitat legata ad esempio al riscaldamento globale. Allora, le erebie sono farfalle che generalmente intimoriscono un po' i neofiti, ma non solo, nel senso che sono tutte, sono tante specie, sono tutte piuttosto simili tra di loro. Sono tutte farfalle di colore marrone scuro, con un'area verso il margine delle ali di colore fulvo, più o meno estesa, con delle macchie a forma di occhio al suo interno. Come si riconoscono le diverse specie? Le vediamo tra poco. Comunque bisogna osservare una combinazione di caratteri, cioè bisogna osservare l'estensione della fascia rossastra. Di alcune specie la fascia è molto evidente, molto larga, di forma rettangolare, in altre di forma più triangolare, in altre specie invece la fascia è molto meno evidente, fino ad essere quasi assente, o proprio totalmente assente.
Poi in questa fascia possono essere presenti delle macchie a forma di occhio molto evidenti, in numero anche differente a seconda delle specie. In altre specie le macchie a forma di occhio sono ridotte a delle singole macchioline nere, o in alcune specie non ci sono affatto. E poi sul rovescio bisogna osservare anche qui l'estensione delle fasce fulve, la presenza o meno di ocelli, e sul rovescio soprattutto delle ali posteriori fate caso alla presenza di fasce di colore più o meno contrastante. Vedete, non so, in questa specie qua, che è l'Erebia neoridas, c'è questa fascia marginale chiara che manca invece nell'Erebia meolans, oppure nell'Erebia montana qui a fianco si vede questo disegno marmorizzato. Di solito le specie che hanno il rovescio dell'ala posteriore così tutto grigiastro, marmorizzato, sono quelle che vivono nelle zone rupestri, con presenza di rocce, perché tendono a posarsi appunto tra le rocce e quindi risultano mimetiche con il substrato su cui si vanno a posare. Mentre le specie che vivono più in zone erbose o anche in zone più boschive tendono invece ad avere un rovescio di colore più marrone, più o meno uniforme. Allora, vediamo le specie che sono presenti nell'area appenninica. Cominciamo con queste due, che sono Erebia albergana ed Erebia medusa. L'Erebia albergana si trova su tutta la catena alpina e poi nell'Appennino settentrionale e Appennino centrale, mentre l'Erebia medusa si trova sulle Alpi e poi solo nell'Appennino settentrionale, quindi nella zona, diciamo, fino all'Abruzzo, Marche, voi non la trovate. Queste due erebie si riconoscono da tutte le altre che vediamo subito dopo, perché hanno la fascia fulva delle ali, sia sulle parti superiori sia sul rovescio, che è tutta suddivisa in macchioline separate tra di loro. Nella Erebia albergana queste macchie sono di forma, diciamo, ricordano la forma delle mandorle, quindi sono allungate, affusolate. Nell'Erebia medusa sono più rotondeggianti. Questa caratteristica si vede sia sulle parti superiori sia sul rovescio, in entrambe le specie. Sono due farfalle che si incontrano in ambienti, diciamo in prati, in ambienti erbosi, generalmente vicini a zone alberate, o comunque, diciamo, spesso sono a margine di bosco, di macchie, di alberi. Altra specie che vive in ambienti alberati, anche a quote relativamente basse rispetto ad altre erebie, è l'Erebia ligea. L'Erebia ligea è molto simile a Erebia euriale. L'Erebia euriale o euriale, non so mai dove va l'accento, è una specie che si trova anche a quote superiori, si trova anche nelle praterie prive di alberi, mentre la ligea è appunto una specie più nemorale. Allora, come si distinguono queste specie? Sono molto simili, bisogna fare attenzione ad alcuni dettagli. Allora, guardiamo intanto il rovescio. Sul rovescio, sia il maschio che la femmina dell'Erebia ligea, la base dell'ala anteriore è di colore marrone scuro e stacca nettamente dalla fascia fulva. Quindi c'è proprio un contrasto molto netto in questa posizione. Nell'Erebia euriale, invece, il confine tra l'area basale e la fascia fulva è decisamente meno evidente, molto più sfumato. Cioè l'area basale non è marrone scura, ma è di colore rossastro, che si fonde appunto con la fascia fulva. C'è un po' di variabilità tra individuo e individuo, però diciamo questa differenza è comunque presente, cioè un carattere distintivo valido tra le due specie. Altra caratteristica, nell'Erebia ligea c'è sempre una macchia bianca in questa posizione, piuttosto larga verso la costa dell'ala posteriore, che poi si restringe via via verso la parte bassa dell'ala. Nell'Euriale invece la fascia bianca è molto variabile, può mancare totalmente, soprattutto nei maschi, come questo, può essere presente ma più estesa verso il basso, formando una sorta di dente in questa posizione e anche essendo più sfumata verso il margine esterno dell'ala. Cioè nell'Erebia ligea invece è molto più nitida e più ristretta. E oppure in alcuni individui, come soprattutto molte femmine, c'è una fascia di colore marroncino, fulvo o grigiastro
post discale, che invece è meno evidente nell'Erebia ligea. Cioè la ligea è più costante nella sua livrea rispetto all'euriale. L'euriale, come vedete, varia molto di più. E un'altra caratteristica è si trova nelle parti superiori nei maschi. Nei maschi è presente in questa zona indicata dalla freccia. Ora non so se si veda bene perché la foto è un po' scura, ma in quest'area che vi sto circondando con il mouse, i maschi dell'Erebia ligea presentano delle squame androconiali, presentano un'area nera che contrasta con la colorazione marrone scura della base dell'ala, mentre nell'Erebia auriale maschio non c'è l'area androconiale, quindi quest'area basale delle ali è completamente marrone scura uniforme. Un'altra differenza anche riguarda un po' anche le dimensioni. L'Erebia auriale è una farfalla generalmente più piccola rispetto alla ligea, quindi un po' le dimensioni vi possono dare un'indicazione, anche se c'è comunque un po' di variabilità. E entrambe le specie, sia ligea che euriale, hanno le frange, cioè i peli bianchi del bordo delle ali, che sono a scacchi, sono bianche con delle tacchette nere. Altre erebie sono l'Erebia neoridas e l'Erebia etiops. La neoridas si trova sulle Alpi e sull'Appennino centrale, mentre l'etiops si incontra solo nella parte settentrionale dell'Appennino, altrimenti si trova ben diffusa lungo tutto l'arco alpino, diciamo. Dunque l'Erebia neoridas si riconosce intanto già per il periodo di volo. È una farfalla che ha un periodo di volo molto tardivo, la si trova in... diciamo nel mese di agosto, a dire anche a settembre. L'Etiops, anche lei è un periodo piuttosto tardivo, ma leggermente anticipato rispetto alla Neoridas. L'Etiops è una farfalla che si incontra anche a quote relativamente basse, anche a zone in quote collinari, mentre la Neoridas è una specie più montana. Come si distinguono le due specie? Allora, la Neoridas ha una fascia delle ali anteriori di forma quasi triangolare, cioè che si piuttosto larga verso l'apice e poi si restringe nella parte bassa dell'ala anteriore. E sul rovescio ha una fascia chiara, grigiastra, lungo il margine delle ali, che è priva di macchie bianche, sia nel maschio che nella femmina. Nella Etiops, invece, la fascia rossastra delle ali anteriori è a forma vagamente di otto, cioè ha un restringimento nella parte mediana. E sul rovescio delle ali posteriori, nella fascia grigiastra, ci sono delle piccole macchie bianche che sono indicate qui dalla freccia. Questo animale qua, che in foto è un pochino logoro, quindi non è proprio bellissimo, ma queste macchie sono comunque un carattere distintivo e evidente negli individui un po' più freschi. Poi ecco, nella femmina dell'Erebia neoridas, l'ala anteriore alla base sul rovescio presenta un'area fulva che non si trova invece nell'Erebia etiops. Questa è una zona dove si possono, cioè, trovare queste erebie, quindi a quote relativamente basse, in prossimità ancora del limite del bosco. Voi trovate la ligea si spinge anche più in basso, quindi proprio all'interno del bosco vero e proprio. L'albergana sta spesso in questi pascoli appena sopra il limitare del bosco, e l'euriale da qui in su, ecco, quindi si trova anche nelle praterie più in alto. Altra specie presente nell'Appennino centrale, oltre che nell'Appennino settentrionale e anche sulle Alpi, è l'Erebia meolans. L'Erebia meolans è una specie di prateria, di zona anche zone spesso con affioramenti rocciosi. Si riconosce rispetto alle specie che abbiamo appena visto perché sul rovescio dell'ala posteriore, sia il maschio che la femmina presentano delle macchie a forma di occhio molto evidenti, ma bordo nero e pupilla bianca. Nel maschio il rovescio dell'ala posteriore è marrone scuro, nella femmina invece è più chiaro e spesso è presente una fascia biancastra in questa posizione. La fascia anche rossastra delle fulva, delle parti superiori, nella Meolans non ha la forma triangolare oppure ad otto delle due specie precedenti, ma è più frastagliata. Poi Erebia ipifron, che è una piccola erebia, molto più piccola rispetto alle altre, che vive di nuovo in praterie montane dai 1400 metri fino anche a quote decisamente elevate, fino ai 2800-3000 metri quasi. Si trova sulle Alpi, nell'Appennino settentrionale e nell'Appennino centrale, ed è un'erebia che si riconosce facilmente dalle specie, rispetto alle specie dell'area appenninica, perché ha
praticamente ha gli ocelli, le macchie a forma di occhio, estremamente ridotte, cioè ha due oppure tre piccoli puntini neri all'apice delle ali anteriori e poi delle minuscole, dei minuscoli puntini neri sulle ali posteriori che a volte sono obliterati, cioè non si vedono quasi o sono completamente assenti e si possono intuire anche sulle ali posteriori. Però diciamo ha una livrea decisamente molto, diciamo molto... così, anche molto uniforme, se vogliamo, soprattutto sul rovescio. L'ala posteriore è completamente priva di disegni, marrone scura, senza nessuna fascia, senza nessun disegno contrastato. Poi abbiamo Erebia montana, che è una di quelle rebbie con il disegno molto variegato sul rovescio dell'ala posteriore, perché è una di quelle specie che vive in ambienti con presenza di affioramenti rocciosi, si posa spesso sulle rocce, tra le rocce. È una farfalla presente sulle Alpi, piuttosto diffusa, e poi in Appennino diventa sempre più rarefatta. Ci sono alcune popolazioni nell'Appennino settentrionale e poi molto localizzata anche nell'Appennino centrale. Questa farfalla si riconosce perché ha appunto questo rovescio caratteristico con delle con queste nervature chiare su sfondo grigiastro, tutto marmorizzato di scuro, e le parti superiori, sia nel maschio che nella femmina, presentano una fascia sulle ali anteriori di forma quasi triangolare, cioè larga in questa zona, nella zona costale, e poi più stretta verso il basso. Il maschio ha le fasce di colore rossiccio piuttosto intenso, la femmina ha delle fasce di colore più pallido. Stiamo per finire le rebbie. Queste sono invece specie cassioide e sepandrose, specie che vivono a quote elevate, cioè le si trova proprio in praterie, diciamo dai generalmente dai 1.500 anche 2.000 metri in su. L'Erebia cassioides è piuttosto piccola, si riconosce facilmente per una combinazione di caratteri che sono la presenza di due ocelli gemelli all'apice delle ali anteriori, sia nel maschio che nella femmina, una serie di ocelli staccati sulle ali posteriori e una colorazione del rovescio dell'ala posteriore grigia che le consente di confondersi con le rocce tra le quali si posa. Nel maschio poi è presente un riflesso, un'area iridescente, verdastra, cioè sembra quasi che ci sia colato dell'olio sopra, quindi una colorazione molto evidente a seconda dell'angolazione con cui la luce incide sulla superficie dell'ala della farfalla. Le rebbie pandrose, invece, che in Appennino centrale è estremamente localizzata, una farfalla minacciata di scomparsa, mentre è più diffusa sulle Alpi, ha una livrea relativamente simile sul rovescio, vedete grigia di nuovo sulle ali posteriori, ma con due strisce nere molto marcate, ondulate, però si riconosce facilmente dalla cassioides per le parti superiori, perché vedete che il disegno delle... non sono presenti macchie a forma di occhio, ma sono presenti dei punti neri separati tra di loro. La cassioides, non ve l'ho detto, in Italia si trova sulle Alpi e in alcune zone dell'Appennino, fino all'Appennino centrale, e secondo degli autori voi trovate le popolazioni delle Alpi orientali separate, considerate come specie distinta rispetto alle popolazioni del resto della catena alpina e dell'Appennino. Questo è un tipico ambiente dove si incontrano queste repie, quindi praterie diciamo alpina o appenninica con presenza di rocce qua e là. E poi queste sono le ultime due rebbie che vediamo. Queste due sono farfalle che vivono in zone caratterizzate da pietraie, macereti, quindi non si trovano in praterie, si posano raramente nelle zone proprio prative e sono quindi anche piuttosto difficili da osservare perché volano proprio in ambienti dove è difficile muoversi, a oltre 2.000 metri di quota, quindi insomma sono farfalle che per vederle insomma bisogna farsi un discreto mazzo, ecco. In Italia sono presenti sulle Alpi e poi anche qui molto localizzate in alcune zone dell'Appennino. L'Erebia gorge ha questa livrea in cui
cioè perlomeno le popolazioni che vivono nella zona appenninica, hanno una livrea marrone scura con delle aree fulve più o meno evidenti, senza ocelli. Al limite possono esserci dei piccoli ocelli all'apice delle ali anteriori sul rovescio, e il rovescio dell'ala posteriore è un pochino marmorizzato. Nell'Erebia Pluto, invece, la colorazione è marrone scura uniforme, soprattutto nel maschio. Nella femmina ci può essere un'area fulva molto, molto, molto sfumata, molto meno evidente rispetto alla gorge. E il rovescio dell'ala posteriore è completamente uniforme, quindi non c'è nessun accenno di marmorizzatura, diciamo, che invece si trova nella gorge. Questo è un ambiente dove si trovano queste farfalle, quindi è decisamente complicato cercarle perché...